Io, no, io ho una scuola di specializzazione, l'abbiamo avviata quando è stato 3 anni fa. Nel 2017 abbiamo avuto l'ok dal MIUR e poi nel 2019 siamo partiti. Come si chiama? Si chiama? Istituto ICNOS, scuola di specializzazione in psicoterapie brevi sistemico-strategiche. ICNOS, questo dico io, non lo dirò mai, è una scelta la scelta Federico Piccirilli, questa decisione non è niente di compromettente in questo senso, però non rivelerò mai il significato di questa parola. Come? È misterioso. È misterioso, in realtà no, non è misterioso, però ho le mie buone ragioni per non dirlo, lasciamo questo alone di mistero, è una parola. Comunque, però poi con la scelta Federico, quindi è giusto che sia lui a dare le spiegazioni dirette e indirette, visto che parleremo un pochino anche di questo. E quindi niente, sta andando abbastanza bene. E voi state anche facendo sempre state facendo online le lezioni? Vai, si va Vai, avanti si va così, avanti. così. Per forza. E vabbè, siamo un po' costretti. Va bene, allora cominciamo. Per me sono Sono pronto, pronto. quando vuoi. Quando vuoi. Anche Ok. visto che non Visto che dovevamo non dovevamo preparare preparare nulla. nulla. Non dovevamo preparare nulla. No, no, mi piace. Poi con lei mi sono permesso. No, va bene così, così. Sì, anche perché, dicevo, lei in particolare mi sono permesso di, sa, con un professore magari. Chissà se gli va bene, se vuole una cosa più formale, però devo dire che, un po' avendo fatto la formazione con lei al master, avendo visto i congressi, altre formazioni, conoscendo un po' il suo stile, che io apprezzo tanto, sia come terapeuta per quello che ho potuto vedere sulla mia pelle durante alcune dimostrazioni durante il master, poi su alcuni video e poi dimostrazioni anche con altre persone. E come formatore anche a me piace molto perché ha uno stile dinamico che si adatta molto, non so, sono gusti, a me piace, allora mi sono permesso, vediamo se il professore mi dice di sì, io gli introduco questa forma un po' meno formale e vediamo un pochino. E quello di cui parliamo ovviamente oggi, questo ce lo siamo detti, è l'ipnosi, in particolare il diretto e l'indiretto, sia perché lei ha scritto diverse cose al riguardo, ha fatto penso più di una volta dei workshop sull'argomento. Io almeno ho partecipato a uno, però poi ho visto che è un workshop che si ripete, quindi c'è molta richiesta, probabilmente attenzione sull'argomento. Però immaginiamo di iniziare con qualcuno che non ha un'idea precisa dell'argomento e che ci rivolgiamo a psicologi. Questi video vengono visti da psicologi e psicoterapeuti. Però non è scontato che tutti sappiano che cosa significa comunicazione diretta, magari che è una comunicazione indiretta. Voglio dare un'idea generale di che cosa stiamo parlando quando parliamo di diretto e indiretto in psicoterapia. Diciamo, quando parliamo di diretto e indiretto facciamo una distinzione abbastanza arbitraria, perché il linguaggio indiretto è in qualche modo sempre presente, anche quando si usa quello diretto. Quello diretto sarebbe un linguaggio che è limitato a dare delle informazioni specifiche ed esplicite. E quindi se si lavora in terapia, come dire, indicare in maniera esplicita che cosa il terapeuta si aspetta dal suo paziente. L'indiretto invece è un modo per parlare senza esplicitare e dando la possibilità quindi di interpretazione a chi riceve il messaggio. Noi per circa il 7% parliamo diretto, cioè diciamo delle cose, parliamo di contenuti specifici e parliamo di quello in maniera esplicita, però ci sono una serie di altri aspetti indiretti che sono sempre presenti, quindi tutta la parte analogica della comunicazione,
che significa quindi il non verbale, perché poi nel verbale esiste anche il paraverbale, che è una parte che viene usata anche l'intonazione della voce e tutto il resto. E questo naturalmente è un messaggio che arriva comunque, arriva indirettamente, nel senso che di solito va un po' al di là della nostra consapevolezza cosciente. Ecco, se vogliamo parlare il linguaggio di Erickson, era il suo modo di parlare all'inconscio, così diceva lui, insomma, ecco, nella diatriba che non c'è mai stata, ma che è immaginaria, che possiamo pensare nei confronti di Freud interpretava l'inconscio, quindi traduceva dall'indiretto al diretto, no? Cioè tutte le cose che venivano fuori analogicamente dal paziente trovavano una spiegazione razionale e logica. Al contrario, Freud parlava direttamente all'inconscio con lo stesso tipo di linguaggio e usava quindi una comunicazione prevalentemente indiretta, che significa mettere dentro metafore, storie, ma anche tutto quello che riguarda la comunicazione corporea, verbale, non verbale, C'è il assumere la senso a massima questo. del paziente, per esempio il mirroring, che diciamo uno psicanalista si sarebbe ben guardato da prendere in considerazione, invece diventa un aspetto importante della terapia. Quindi questo spiega un po' cos'è l'indiretto, e siccome è una parte considerevole del nostro linguaggio, limitarsi soltanto al diretto quando si fa psicoterapia significherebbe prendersi solo la buccia e lasciare il frutto, insomma, non, una parte superficiale e poco rilevante. Ecco perché appunto l'ipnosi in modo particolare, soprattutto quella ericksoniana, dà una grande importanza a tutto ciò che è indiretto. E ci sono delle situazioni in cui è preferibile, secondo lei, utilizzare di più, con consapevolezza di più, un linguaggio diretto, situazioni in cui invece è preferibile utilizzare di più un linguaggio indiretto, concentrarsi di più su un linguaggio, una comunicazione indiretta. Direi, mentre l'indiretto in qualche modo non si può evitare, ecco, quindi si deve per forza tenerne conto, perché esiste sempre. Diciamo, ha rare controindicazioni, perché in realtà, essendo sempre presente, non puoi evitarlo in realtà. Però esistono delle situazioni terapeutiche in cui l'indiretto non funziona. E nella maggior parte dei casi è esattamente l'opposto. Quando si incontra resistenza usando il linguaggio diretto, bisogna assolutamente passare verso l'indiretto. Però a volte il soggetto ha bisogno di comunicazioni esplicite. Ci sono persone che le chiedono. E poi ci sono aree della psicoterapia che richiedono essere chiare. Insomma, ecco, se il paziente ti chiede quanto deve pagare la seduta, usare l'indiretto mi pare che è un po' rischioso, insomma, eh? Certo. E così per dare il prossimo appuntamento. Ma in generale direi, per tutto quello che riguarda il setting, una comunicazione esplicita che chiarisce il tipo di lavoro che viene fatto e quali sono i limiti di questo lavoro, e quindi durerà un'ora o quello che deve durare, o meglio che sia chiaro ed esplicito e detto con molta chiarezza. Quindi il setting ha bisogno di linguaggio diretto ed esplicito. E il resto, anche se Erickson era capace anche di dire, non so, fra 6 mesi a maggio, intendeva fra 6 mesi chiamatemi che vi do un altro appuntamento, insomma, no? Questo era anche nel setting, però diciamo, non suggerirei a nessuno psicoterapeuta di usare l'indiretto per il setting, sarebbe abbastanza rischioso e si possono avere strane sorprese. Però ecco, diciamo, invece il linguaggio terapeutico in senso stretto, quando è indiretto, diciamo, tende a superare le resistenze del paziente e crea un clima che non è quasi mai conflittuale. Se, mentre c'è da obiettare, se si dice esattamente quello che uno deve fare e l'altro dirà no, questo io non lo voglio, rispetto a una storia, un racconto, siccome ognuno ci vede dentro quello che meglio crede, la conflittualità nella relazione terapeutica si riduce di molto, per cui se vogliamo evitare la relazione conflittuale, ecco, se invece la cerchiamo, il diretto è più adatto per ottenere un risultato del genere.
Quindi direi a grandi linee, soprattutto se si vuole mantenere un rapporto terapeutico buono, usare l'indiretto, se si vuole superare la resistenza, l'indiretto, e per invece quello che riguarda l'aspetto più strettamente attinente al setting, essere espliciti e diretti è molto importante. Poi ci sono le emergenze, e qui sulle emergenze penso che il linguaggio diretto possa avere la sua importanza, cioè dire esattamente quello che va fatto in quel momento, perché altrimenti, passando il tempo soltanto per capire il significato, perché l'indiretto richiede un'elaborazione sempre da parte del soggetto che lo riceve, quindi il tempo può passare, insomma, però si può perdere l'occasione per salvare una situazione difficile. E poi però esiste, ecco, anche una resistenza all'indiretto. Ricordo sempre un paziente che aveva una strana modalità di andare in trance. Quando entrava nella condizione di trance parlava un linguaggio assolutamente incomprensibile. Era evidentemente un disturbo di tipo dissociativo, ma insomma condurre la terapia in quelle condizioni era senza speranza. Io ho provato a imparare il linguaggio che usava lui, ma non ce la facevo. Ho inventato un linguaggio schizofrenese che potesse somigliare, ma non funzionava. Ho usato metafore, ho usato l'idea di un puzzle che si ricomponeva, di un gomitolo che si srotolava e alla fine si vedeva qual era il capo del filo. Non ha funzionato, e alla fine, stanco di tutto questo, ho detto: guardi, adesso io ho provato in tutti i modi, ma se non riesce a parlare in maniera chiara io non posso capirla, non la posso aiutare, perciò o parla chiaro subito. E lui ha detto va bene, e ha risposto da allora in poi. Quindi cercava un linguaggio diretto ed era giusto utilizzarlo. Diciamo, ecco, però sono casi rari, sono casi rari. La maggior parte delle persone diciamo, ha piacere di usare l'indiretto proprio perché gli dà una grande libertà. Io una ragione per cui, anzi la ragione penso fondamentale per cui ho fatto il master proposto da lei, dalla vostra scuola, dalla Società Italiana di Ipnosi, è perché nei miei studi precedenti in terapia strategica mi era imbattuto in più volte un'affermazione, in particolare di Vaclavic, che dice a tutti i terapeuti dell'MRI sono formati in ipnosi. E questa è una cosa interessante perché diversi anni dopo, leggendo invece un articolo di De Schazer, che peraltro ho citato poco tempo fa in un'altra intervista, De Schazer e la moglie dicono: è incredibile come la psicoterapia è un processo dialogico basato sul dialogo, ma poche psicoterapie si concentrano sul dialogo, sulla conversazione. E quindi io volevo un pochino affinare le mie competenze nell'ipnosi, in particolare in quella parte, venendo poi da Vaclavic, dell'ipnosi che è quella più conversazionale, che era in particolare una specialità poi di Erickson. Dove voglio arrivare? Arrivare allo stesso Vaclavic che, mi ricordo, in un testo disse che Erickson, andando avanti con la sua carriera, utilizzava sempre meno l'ipnosi formale, sempre più quella conversazionale. Allora, mi piacerebbe uno chiederle se effettivamente era così, chiedo a lei che è uno studioso diretto di Erickson, e poi anche per rispondere magari a un interrogativo che potrebbe avere un ascoltatore, no? Ma quindi devo imparare a fare l'ipnosi, a fare magari uno che non ha per nulla idea di come funziona l'ipnosi, decido mandare la persona in trance, allora spiegargli un po' che non è necessariamente così, però chiederle a lei quando e come utilizzare, trovo più utile utilizzare una forma di ipnosi tradizionale e una invece conversazionale, quindi quali sono un po' le differenze, come il diretto e l'indiretto si modulano in esse, e come uno psicoterapeuta che anche non vuole utilizzare la trance, cioè portare la persona in uno stato di trance in modo formale, può giovare però dall'apprendimento di questo tipo di linguaggio. Sì, concordo sulla visione di Vaclavic che Erickson, soprattutto sulla seconda parte della sua carriera,
usava molto meno l'ipnosi formale e che prima invece la usava. Se poi andate a vedere i video, soprattutto quelli dei primi anni, sono quelli in bianco e nero, si vedono delle induzioni formali abbastanza classiche, ecco, che non dico sarebbero state fatte nel 1800, ma insomma danno l'idea di... E anche per me è lo stesso, anch'io sento meno bisogno di usare l'ipnosi formale, ma questo però non vuol dire una possibile conseguenza che potrebbe esserne tratta, che non so se Balsarice intendeva trarne, cioè che quindi l'uso dell'ipnosi in senso stretto diventa meno importante, basta una conversazione qualsiasi. E io non sono di questa idea, penso che invece l'ipnosi abbia un'enorme importanza. Perché? Perché conoscendola si capiscono alcune fenomenologie dell'ipnosi che sono, da un punto di vista terapeutico, straordinarie, che non sono disponibili in altri tipi di orientamento, a meno che questi orientamenti non ottengano la condizione di trance, che è quella da cui nascono una serie di conseguenze che, dal punto di vista terapeutico, sono straordinarie. Non so, ti faccio un esempio soltanto di, non so, distorsione temporale. Cioè, voglio dire, se non uso l'ipnosi, mi trovo di fronte all'impossibilità di utilizzare questa modalità, e mentre invece mi può essere estremamente utile. Ci sono tante situazioni in cui le persone vanno troppo veloce o troppo lente e che l'utilizzazione, appunto, di un rallentamento o di un'accelerazione può essere estremamente importante. Chi non riesce a concentrarsi, non riesce a studiare perché non ha tempo sufficiente, chi non riesce ad avere le intuizioni giuste perché ha pochissimo spazio di tempo da dedicare a quello che gli servirebbe, può usare la distorsione temporale. Non so, poi la suggestione post-ipnotica, ecco, una cosa è un compito eseguito durante una normale conversazione che ne dà un'istruzione e viene condotta a casa, e un'altra cosa avere una suggestione post-ipnotica che nel momento in cui si verifica riproduce lo stato ipnotico. Quindi non avere l'ipnosi formale non vuol dire non avere uno stato ipnotico vero e proprio, che deve essere riconosciuto e poi utilizzato dal punto di vista terapeutico. Non avrei nessun motivo di fare l'ipnosi se non fosse per gli effetti che ha dal punto di vista delle conseguenze sulla psiche del paziente, che del soggetto, che una volta in ipnosi può avere tante di quelle capacità aggiuntive, delle risorse aggiuntive che da sveglio non avrebbe. E queste vanno, appunto, dalla suggestione post-ipnotica, per esempio, ma anche alla catalessia, alla capacità di avere analgesia, anestesia, la capacità di avere amnesie. Tra l'altro, nessuna psicoterapia è in grado di ottenere l'amnesia, tranne l'ipnosi, è l'unica. E a noi si rivolgono, proprio perché sanno questo, dei pazienti che invece di ricordare vogliono dimenticare. Sono richieste particolari, strane, però in psicoterapia, se non uso l'ipnosi, non so che risposta dare, mentre invece con l'ipnosi posso ottenere. Erickson ha inventato delle tecniche di amnesia speciali, particolari, veramente straordinarie, se si pensa a come sono costruite, proprio perché c'è gente che chiede di dimenticare, ne ha bisogno, e qualche volta, insomma, con l'ipnotista stesso la usa proprio per permettere al suo intervento di essere efficace senza che il paziente ne abbia consapevolezza, perché magari la consapevolezza in quel momento potrebbe essere più dannosa che altro. Quindi sì, per esempio, ecco, succede nelle patologie traumatiche, nei disturbi conseguenti a traumi, che le persone hanno un riaffiorare dell'episodio traumatico che vorrebbero eliminare dalla loro consapevolezza, preferirebbero non avere, ed è una richiesta legittima perché gli rende la vita impossibile, no? Cioè, se nel cuore della notte ti svegli perché sei in preda a un ricordo straordinariamente negativo, pesante, spiacevole, questo ti può impedire di avere una vita affettiva, di avere una vita di relazione, insomma, non,
non riesce a formare una coppia perché chiunque si spaventa durante la notte se sente che ti metti a urlare. E quindi non è facile, non è accettabile lasciare questi pazienti senza una risposta dal punto di vista terapeutico. Allora, l'ipnosi può non essere indotta in maniera formale, ma la formalizzazione dell'ipnosi, cioè il fatto di assicurarsi che ci sia, permette di arrivare a certi fenomeni che l'ipnosi conversazionale, tra virgolette, non permette. È molto più difficile ottenere delle capacità, come appunto la cosiddetta ipnosi sonnambulica, in cui le persone sono soltanto apparentemente sveglie, ma possono svolgere un'attività. Per esempio, un fobico può entrare in una galleria senza difficoltà perché si trova in una condizione ipnotica e non avverte la problematica che c'è intorno e quindi lo può fare, mentre invece fare la stessa cosa se fosse in condizioni di veglia non sarebbe possibile. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma sì, e mi immagino già quando pubblicherò questa parte di video la sfilza di commenti di anche colleghi, soprattutto colleghi che diranno ma come far dimenticare assolutamente, stai mettendo nell'inconscio, sai, il rimorso, l'elaborazione, sbaglia poi il sintomo, che lo spostamento del sintomo. Ok, professore, diamo delle risposte a questa domanda. Allora, spiegare quello che tutte le notti si sveglia e si ricorda, no, di quando ha avuto una minaccia di morte, stava, no, per andare all'altro mondo, insomma. Oppure di un'esperienza negativa che ha vissuto, di un abuso, insomma, tutte cose di cui è cosciente. Poi non è che deve acquistare una coscienza maggiore di quello che già sa, deve semplicemente riuscire a non avere più il tormento di tutto questo. E l'idea che rimuovendola, producendo un'amnesia, c'è cioè poi in realtà uno spostamento del sintomo o qualcosa di peggio, era un'idea teorica che è stata messa alla prova e in realtà abbiamo visto che non è così come se lo immaginava Freud. Sì, così come la consapevolezza non sempre dà la possibilità alle persone di vivere meglio, così la mancanza di consapevolezza non significa assolutamente vivere peggio. Anzi, si sa bene, sappiamo tutti che quelli che hanno meno consapevolezza vivono più felici di quelli che vivono con grandi consapevolezze, no? Poi tormentarsi nel cercare di spiegare a se stessi cose che non sono in grado, che le persone non sono in grado di spiegarsi, spesso diventa, diciamo, un'ossessione che aumenta la quantità di sofferenza delle persone. Per cui, diciamo, ecco, qui se la richiesta è quella di riuscire a cancellare. Poi ci sono anche metodi, no, metodiche con cui, soprattutto nell'indiretto, no? Cioè se io suggerisco a un paziente di chiedersi come mai la sua vita è così difficile e così pesante, trasformo questo in una metafora in cui lui si accorge di avere sulle spalle uno zainetto pieno di pietre che si porta dietro tutta la vita e poi gli dico che invece se ne può liberare e non portarsene più. Posso benissimo dirgli però di metterle in un posto sicuro in cui le può ritrovare se gli servono. Non so se mi sono spiegato. Quindi abbandonare quel ricordo provvisoriamente, se ne ho bisogno, sono in grado di ricercarlo e ritrovarlo perché so dove l'ho messo. E quindi significa non cancellare in senso definitivo, ma cancellare ipnoticamente significa mettere da una parte. Erickson chiedeva ai pazienti di scrivere delle lettere e poi di metterle in un cassetto e di andarle a riguardare qualche anno dopo, insomma, no? Significava, come dire, trasmettere dei loro pensieri un po' più in là quando le cose sarebbero cambiate. Ed è un modo in cui non si cancella completamente tutto, ma si dà la possibilità di recuperarlo a tempo e modo quando le cose si sono modificate. Se gli incubi che mi vengono di notte mi impediscono di avere una relazione affettiva, io posso cancellare questa, avere la mia relazione affettiva quando mi sento più sereno
e stabilizzato da quella relazione, sono in grado anche di sopportare aspetti più negativi e posso far scomparire la sofferenza in un altro modo senza bisogno di cancellare quel tipo di episodi. Quindi cambiano un po' le strategie, ecco, la psicoterapia di oggi ha una maggiore abilità e non si basa su tutto o niente, no? Ricordare o dimenticare, avere coscienza o non avere coscienza. Si possono avere coscienze parziali, tenuto conto anche che la conoscenza, insomma, almeno questa è la mia idea, io ho abbastanza chiaro il fatto che la conoscenza assoluta è più una mistificazione che una realtà. Come diceva Morin, la conoscenza non è un'isola, è una penisola attaccata a un continente. Cioè, se tu conosci una cosa, non vuol dire che hai una reale conoscenza di tutto, e tutto quello che c'è intorno è molto più grande e più importante di quello che hai conosciuto. Quindi la conoscenza completa, ecco, per esempio, ho scritto da poco, appena uscito, un libro sui segreti, e il libro spiega con molta chiarezza che la conoscenza del segreto in senso assoluto non esiste, perché mettiamo che una persona ti confessa il segreto, tu che ne sai che è tutto? Certo. Forse non lo sa nemmeno lui qual è tutto, insomma, no? E quindi la conoscenza completa è un po' un'utopia che è difficile da contemplare, da considerare valida. Il sapere abbastanza, il capire attraverso certe altre cose, cioè è più importante capire che tipo di relazione c'è tra una persona e l'altra piuttosto che sapere tutto quello che è successo. Mi ricordo un po' quel marito che aveva sposato una svedese, voleva che lei gli raccontasse tutti gli episodi della sua vita in cui, essendo svedese, lei ha avuto relazioni con uomini, e voleva anche tutti i particolari, insomma. Lei chiese una terapia di coppia perché, insomma, non era in grado di raccontargli tutto in tutti i dettagli, insomma. Quindi non, ecco, la conoscenza assoluta, a parte il fatto che qualche volta produce danni incalcolabili, ma non è poi contemplabile nel senso vero del termine. Le persone sanno qualcosa, capiscono qualche cosa, ma capire davvero tutto e sapere davvero tutto. Ma questo, cioè, sai, nelle coppie c'è anche questo mito, no? Cioè, ci mettiamo insieme e ci diciamo tutto, ma per dire tutto quello che ho vissuto prima di incontrarti ci metto una vita, se devo dirti tutto davvero. Però ecco, qui ci sono modi diversi, ecco. C'è la conoscenza che fa bene, c'è la conoscenza che fa male, c'è la conoscenza che non è possibile avere, e i segreti hanno dentro di sé degli aspetti sia protettivi che lesivi contemporaneamente. Dobbiamo tenerne conto. Qualche cosa che non sappiamo ci fa più bene che se la sapessimo. E invece, appunto, c'è la mitologia che bisogna confessare tutto, insomma, un cattolico dell'epoca di Freud, questa modalità che non bisogna per forza riferire tutto e confessarlo per poi espiare. E poi molte persone, anche se raccontano, non si sentono di aver espiato abbastanza, cioè anche questo quindi il senso di colpa esiste, ecco, a volte anche quando non ci sono colpe. È un peccato che, non so, oggi, ormai sono passati tanti, tanti, tanti anni da quando ho finito l'università, però quando la facevo io di ipnosi non se ne parlava quasi per niente. Non so se qualcosa è cambiato, però perché certi concetti che poi dell'ipnosi aiutano anche a vedere meglio, prima ancora che la psicoterapia, anche la psicologia, non passino durante gli anni della formazione, quantomeno. Poi parlo della mia esperienza personale, quindi dell'università che feci io, la Sapienza all'epoca. Vorrei fare ancora tante domande, però cerco sempre di darmi sui 30 minuti che abbiamo appena raggiunto, quindi ne faccio due. Una, andiamo un pochino oltre il diretto e l'indiretto, perché mi stavo chiedendo mentre l'ascoltavo, professore, qual è una domanda un po' vaga, quindi un po' indiretta, quindi la riempie lei un pochino come preferisce. Qual è il contributo che sente che l'ipnosi
può dare o che vede che sta dando in questo momento. Parlo ovviamente della situazione pandemia, delle relazioni, in questo caso terapeutiche, a distanza. Anni fa un collega australiano mi disse che Zweig, per esempio, fa regolarmente. No, in realtà me lo disse un collega italiano, che Zweig fa regolarmente ipnosi formali anche online, quindi questo non è un limite. La mia penultima domanda è questa: che contributo lei vede che può dare, sta dando l'ipnosi, il fare l'ipnosi, utilizzare l'ipnosi a questo momento che stiamo vivendo, alle richieste che ci stanno arrivando dalle persone? Io penso che diciamo, lavorare a distanza oggi è diventata una necessità e inizialmente l'abbiamo accolta con grande dispiacere perché il contatto diretto è tutt'altra cosa. Però poi si possono imparare delle cose lavorandoci sopra che in fondo danno al terapeuta anche delle possibilità in più. E l'ipnosi a distanza, a mio avviso, oggi siamo in grado di farla e non mi pento di aver imparato a farla perché penso che sarà utilizzata anche dopo che sarà finito tutto questo. E ci sono degli aspetti che non facilmente potresti avere, no? Cioè tu entri nelle case delle persone, le persone entrano in casa tua in qualche modo e questo crea qualcosa di importante. Nella mia esperienza, nonostante le mie aspettative fossero del tutto negative, a proposito dei segreti e delle rivelazioni, ho avuto molte più rivelazioni nei video a distanza fatti con i pazienti di quanti ne avessi prima, pazienti che avevo seguito anche da diverso tempo. Mi hanno raccontato delle cose di loro stessi, si sono aperti, nonostante fossimo a distanza, anzi, forse anche proprio per quello, potrei Dice che dire il setting ha influito? che il setting ha influito, cioè delle cose che non pensavo mi avrebbero mai detto, me le hanno dette invece con questa modalità. E poi c'è anche un'altra cosa che insomma noi ne consideriamo poco, che nella terapia a distanza fatta appunto online noi vediamo anche noi stessi, che è una cosa anche se magari in un quadratino piccolo, insomma, però no, di solito non ci vediamo. Ecco. Cioè, quindi vedermi significa anche pensare a come mi vede il paziente in quel momento, capire se l'atteggiamento è sufficientemente adeguato a quel tipo di paziente o no. Anche questo è l'aspetto indiretto e non verbale. Quindi ci sono una serie di cose che la distanza non può togliere e addirittura in certi casi certe cose che aggiunge. Un senso di sicurezza stando a casa propria che probabilmente nello studio non hanno. Quindi teniamone conto, insomma, ogni situazione ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ecco, una delle cose che insegna l'ipnosi ericksoniana è di essere flessibili e imparare ad adattarsi al paziente piuttosto che il contrario. Assolutamente. Io le farei veramente, non lo dico retoricamente, tante altre domande perché c'è tanto da apprendere. Quindi poi invitando invece le persone a partecipare alle vostre formazioni, peraltro mi permetto di fare proprio una volta direttamente i complimenti per come avete ricostruito il vostro sito, dove adesso so che si può, cioè, so, l'ho fatto, si può accedere e trovare un sacco di contenuti, di workshop, di webinar, di corsi. Ripeto, diretto e indiretto, credo che sarà Sarà anche. immesso. Ecco, sì. Quindi è disponibile e lo Infatti sarà. mi ricordavo esatto che c'era. C'è un webinar che appunto è disponibile, chi vuole può prenderlo, può vederlo, insomma, e l'argomento viene sviscerato più estensamente, ovviamente. Lì è una questione di ore, non di mezz'ora. Certo, Poi c'è questo. il tempo a disposizione. È chiaro che questo è un tipo di argomento che richiederebbe del tempo, però dall'altra parte, ecco, e anche qui la modalità video è una modalità da un lato meno generosa di quanto non sia quella dal vivo, dall'altra parte però permette, come dire, di vedere, rivedere e avere delle possibilità di apprendere
in maniera diversa, però forse in certo senso anche più approfondita, perché se ti sfugge un concetto al volo e non lo recuperi se sei dal vivo, e invece così lo puoi rivedere più volte. Le faccio la mia ultima domanda, allora, che questa gliel'avevo anticipata, la faccio alla fine di ogni intervista. Le chiedo di immaginare di dover dare un suggerimento a un giovane psicologo, un suggerimento di qualcosa che lui possa fare nella sua vita quotidiana per allenare una competenza, una capacità, una caratteristica che poi gli sarà utile invece durante le sedute con i suoi pazienti. Che consiglio gli darebbe a questo psicologo? Non so se la risposta è giusta, però mi sento di darla e la do volentieri a tutti quelli che iniziano questo lavoro. Cioè che la cosa più importante per noi è di allenarci continuamente a vedere in quale modo ogni persona è unica. Cioè trovare l'unicità, no? Cioè, chi sa far ridere, c'è chi è capace di soffrire, però in una maniera molto personale e particolare, con grande orgoglio, senza parlarne agli altri. Insomma, ogni persona ha delle sue caratteristiche, perché così facendo, se ogni persona che abbiamo di fronte diventa unica, abbiamo anche una maniera, un modo di appassionarci a quella persona. Quella unicità la rende rara o esclusiva addirittura, e l'interesse nei suoi confronti aumenta. Cerchiamo di capire come mai è così e perché è così speciale. Ecco, faccio un esempio clinico. Cioè, quando ho chiesto a una mia paziente che cos'è, qual era la sua passione, io mi sarei aspettato che mi dicesse, non so, jogging o pittura, cose di questo genere. Lei mi ha detto estirpare le erbacce. Io mi sono Ma detto, ma che razza, no, no. mi appassiona. Però la chiave della terapia è stata quella, perché ho dato alla paziente, invece di dargli un unico suggerimento, e ho dato cinque suggerimenti, e lei mi ha detto, guardi, quattro di quei suggerimenti facevano schifo, e quindi li ho buttati via. Io mi sono detto di me come le erbacce, però il quinto era meraviglioso. E trovi la specializzazione di quel soggetto, e una volta che l'hai trovato, hai un modo per capirlo e anche per avvicinarti a lui in una maniera eccezionalmente ravvicinata, perché è un modo di capire la sua unicità e al tempo stesso, come dire, non considerarlo un prodotto di massa, ma qualcosa di, no? Di unico e irripetibile. E quindi l'osservazione dei particolari, del piccolo particolare che rende la persona unica, è assolutamente per me quello che poi, fra l'altro, mi permette di non annoiarmi mai. Certo. Perché quella unicità non la trovo da altre parti, allora non c'è un effetto, no? Noioso. Uno dei rischi della psicoterapia è di creare noia da una parte e dall'altra. Ecco, per me credo che questa sia una delle cose più importanti da evitare, e l'unicità del paziente mi permette anche di capire in che modo lo posso aiutare meglio. Non so se risponde a quello che dicevi tu, perché è un'osservazione che faccio sui pazienti, ma faccio anche nella vita di tutti i giorni, cerco di vedere sempre quello che c'è di straordinario, di unico, di irripetibile, perché c'è in tutti. Mi piace, a parte che è un consiglio, secondo me, non so se facilmente, ma concretamente spendibile, è molto ericksoniano, e in più è bello perché ti aiuta anche a spostare l'attenzione, no? C'era Wicklund che diceva: noi dovremmo essere gli esperti di salute mentale, ma siamo finiti per diventare gli esperti di malattia mentale, no? Quindi riappropriarci un po' dell'interesse per quelle che sono le risorse delle persone, le cose che le rendono uniche, le qualità. Secondo me è sempre un ottimo allenamento. Professore, grazie mille di questo fin troppo breve, ahimè, tempo che ci ha dedicato. E io di nuovo invito veramente di cuore chi vedrà questa intervista a seguire il suo lavoro, quello dei suoi collaboratori, della vostra scuola, delle vostre scuole. E che dire, alla prossima. Va bene, grazie Flavio e arrivederci. Grazie. Vediamo di persona prima o poi. Spero di sì.
Ok, un abbraccio. Anche a lei.